Buonasera, siete collegati con la redazione giornalistica di Pianeta Oggi TV Online e Studio Massimo Bonella per questa edizione straordinaria di Ecomondo 2000. Abbiamo delle novità per quanto riguarda l'omicidio di Pablo Medina, nostro collaboratore, collaboratore di Antimafia 2000. Sono stati ricostruiti i fatti, dunque si stringe il cerchio sui killer. Vediamo di leggere questa notizia insieme, giunta da pochissimo in redazione. È caccia aperta ai killer del giornalista paraguayano Pablo Medina e della sua giovane assistente Antonia Almada. Grazie alle numerose prove raccolte, le autorità sono state in grado di ricostruire la dinamica dell'omicidio e nei giorni scorsi il procuratore generale Javier Díaz Barón, il ministro dell'interno Francisco de Vergas e Sandra Quiñones, uno dei giudici a carico delle indagini, ed il commissario Gilberto Freitas hanno fatto il punto della situazione sull'avanzamento delle indagini. 16 giorni dopo quel terribile attentato, grazie all'analisi dei tabulati telefonici, si è riusciti a ricostruire i movimenti dei presunti autori materiali. Wilson Acosta e Flavio Acosta, entrambi nel giorno dell'omicidio, sono stati costantemente in contatto con il secondo che avrebbe seguito gli spostamenti di Medina da vicino, mentre subito dopo l'omicidio il primo si è messo in contatto con il sindaco di Ipeú, Vilma Acosta Neneco, per una comunicazione che è proseguita fino a tarda sera. Sono i tabulati telefonici a rivelare il tragico percorso dalle vittime e dagli imputati fino al luogo del crimine. Secondo quanto dichiarato dal commissario Gilberto Freitas, si sarebbe ora in grado di confermare la paternità del delitto con le indagini che si concentrano sulla ricerca e cattura dei sospettati. Al momento gli imputati sono in quattro. Li ricordiamo: il sindaco di Ipeú, Vilma Acosta, ritenuto mandante dell'omicidio, Wilson Acosta, Flavio Acosta ed Arnaldo Cabrera. Ci è giunta poi un'altra notizia. In seguito alle polemiche, il giudice Nestor Canete, membro del gruppo che sta indagando sull'omicidio del giornalista, ma che nel 2011, nonostante le pesanti accuse di omicidio, firmò la clamorosa assoluzione di Vilma Acosta, è stato allontanato dalle indagini su disposizione del procuratore generale Javier Díaz Barón. Il PG ha motivato la propria decisione con l'esigenza di non tradire la fiducia della cittadinanza sullo sviluppo dell'inchiesta. Da questo momento in poi, quindi, il pool che seguirà le indagini sarà formato dai magistrati Sandra Quinones, Christian Roig e Lorenzo Lezcano. La società civile che si schiera sul caso Medina Almada, scusate, sul caso Medina Almada non ha precedenti la presa di posizione da parte della cittadinanza a seguito dell'omicidio. Nonostante le molte vittime del giornalismo e non cadute per mani, scusate, e non cadute per mani della mafia paraguayana, solo adesso la popolazione è scesa in campo per chiedere giustizia e che si vada fino in fondo, mettendo fine all'impunità di cui godono i narcotrafficanti e i loro referenti politici. Sono da questo momento iniziate numerose manifestazioni di tutta la cittadinanza nelle piazze, manifestazioni che continuano. Dunque, ricordiamo allora questa ultima notizia che ci è arrivata in redazione. Per quanto riguarda l'omicidio del collaboratore di Antimafia 2000, nostro amico, che praticamente il cerchio si sta stringendo sui killer. Chiudiamo qui questa edizione straordinaria di Ecomondo 2000, lettura in studio di Massimo Brunella, che restituisce la linea a Rosario Moreno, alla regia centrale di Sites Web Network, per il proseguo della programmazione della rete. Gentili signore e signori, buonasera e buonanotte.